Soli, siamo qui per la miliardesima volta. Non dico che siamo live, dai. Tanto fra un pochettino cade di nuovo e stiamo a sclerare tutto il giorno. Derapata, guardate lì sta macchina. Come sono ancora un pochettino blu. Iniziano a scaldarsi. Sente il gioco, niente. Sa come non si sente il gioco? Lasciarlo attivato qua, il problema è che se lo lascio attivato qua, ah così, ok, forse così, aspetta un attimo, dimmi, continua a dirmi se si sente, continua a dirlo in tempo reale se si sente. Sente l'audio del gioco? Sente l'audio del gioco? Ora no, mannaggia, allora. Ora no,
vediamo se si sente così. Invece la mia voce la senti? Dimmi se senti la mia voce. Però io lo sto sentendo dal televisore, quindi voi sentite l'audio del televisore e non tanto. Vabbè, dai, per oggi ci arrangiamo così. Di vedersi si vede bene. Per leggere il messaggio sono andato lungo. Eh sì, speriamo che si veda e si senta bene.
Dai. La prima botta ce l'ho dato. Spettacolo però, cioè, per il sentiero così quasi me la vado a prendere. Tanto mi ha dato una botta e si gira lei. Facciamo questa caretta, poi al massimo la usiamo dopo. Ciao ragazzi, siamo qua in live, allora finalmente siamo riusciti a sorpassare il minuto di live continuativa. Non mi chiedete cosa ho fatto, cosa non ho fatto, non so neanche se va, però per il momento. Finisce così. Allora, ragazzi, abbiamo fatto le prove, però non sono riuscito a fare un giro come si deve perché fra una cosa e l'altra. Adesso faremo le qualifiche. Intanto, due spettatori, ragazzi, mi raccomando, mettete un polliciotto in su. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Partiamo subito con le qualifiche. Si vede, si bene, l'audio non è il top, ma è normale, ci arrangiamo. Aspetta, forse posso fare ancora una cosa per l'audio. Vediamo se riesco a farla. Proviamo adesso. Siamo quasi giunti, lo so, che mi tengo. Ragazzi, guardate lì che bello con i fari dentro, tutti illuminati. Spettatori ragazzi, oggi non si permette nessuno, ma vabbè che è tardissimo, già due forse. Sì, quasi le due. Vabbè, anche venerdì sera, se domani non lavorate, dovete collegarvi assolutamente.
pista. Toyota FT86 modificata. Anche il nome non ricordo più bene come si chiama. La McLaren L570S arriva. È il nuovo unico. Mannaggia, non riesco a trovare il punto. Sim driver, grande Fabri! Fabri domani deve aggiustare assolutamente il computer. Scaricato Streamlabs che mi ha detto tu. A tavoletta. Quindi forse Experience aveva un sacco di problemi, le labbra si staccavano, adesso forse riesco. Sono riuscito a farla praticamente. È già un quarto d'ora che è attiva, funziona, non ricordo neanche. Di solito faceva 20 secondi e si staccava tutto. Bellissimo Fabrizio, alle 2 di notte si collega per guardare Alex. Giro, ormai siamo partiamo praticamente settimi. Dobbiamo fare poi anche la gara. 5 giri qua ad Hockenheim Ring. Se ne va così, Fabrizio. K è proprio... Chi è Fabio? Proprio in tempo per la gara. Ci devi fare. Aspettiamo un po'. Queste due macchine riceva direttamente la McLaren.
termini di affidabilità, sia in termini di guida, velocità pura, non è più una macchina da corsa, questa è la macchina da Gran Turismo. Super, you're John,
grandissimo sorpasso qua alla McLaren. Adesso andiamo a prendere le tre Porsche. Siamo già al quarto giro, mancano ancora due giri perché questo è proprio iniziato. Quanto campa, mi stai seguendo solo tu? Appena finisce la gara riesco a leggere il tuo messaggio perché è l'uno, quindi. Momenti al cilindro, momenti al cilindro, ragazzi. Adesso passa quasi all'interno per prendere le altre due Porsche che avrei tutti adesso. All'interno ho toccato la mia posizione, non so come mai c'è ritardo tra l'audio e il video, sicuramente il video è proprio scattito, invece l'audio riesce sempre a connettersi, quindi infatti perché voi state sentendo l'audio delle macchine, ma lo prende direttamente dal televisore, al monitor, non direttamente dal gioco. Non capire come farlo. Ultimo giro intanto, ragazzi, posso dare il GT, intanto cerco di sorpassarmi. E lui, guardate ragazzi quanto va le macchine, ma anche posso dare il GT molto molto veloce, lo vedo tantissimo per i cambi di marcia della sua, ora cambio 6 marce manuale, e lui invece un doppio frizione. Riesco a guadagnare tanto in quei punti lì, infatti sono passato così all'esterno, bravissimo. Ormai infatti non girano mai, guardate lì, all'ultimo giro la macchina va fuori e la faccio recuperare quasi. C'era tutto e va a vincere questa gara, ragazzi, va a vincere questa gara, sono partito settimo. Allora, questo gioco mi piace tantissimo, i messaggi vocali dei box, la prossima volta che tamponi sono 100 punti. mi hanno tamponato a me, tampono pure io, c'è ritardo anche tra l'audio della tua webcam. Sempre problemi, ragazzi, non so più cosa fare, non so più cosa fare, va a finire che non faccio più le live, faccio il classico video registrato. Intanto K sei l'unico che mi segue alle 2 e un quarto del mattino. Allora, dicevi l'Audi Sport 4 da. Allora vediamo. C'è ancora il cambio manuale quella lì. Audi. Sì, sì. Audi Sport 4. 6 marce cambio d'H, ok. 450 cavalli seleziona. Pizza, mi hai detto Zonboard. Zonboard, vediamo qua. Zonboard. Zod. Non c'è Zonboard. Non la vedo io, aspetta. Magari. Ho un nome prima. No. Non c'è Zonboard. C'è Zolder.
C'è Zolder, non c'è. Stasera manca lo speaker ufficiale sono io, manca il ragazzino, sì. Non c'è. Cosa se riusciamo a modificarla in tempo reale, funzioni audio, la versione da pista è bella anche Zolder come pista, allora dai proviamo Zolder anche se non l'ho mai fatta, proviamo lo stesso. A me piace Oxtecture Dan Zolder, ok. Ah sì, Zolder sì che l'ho fatta, sì, Zolder l'ho fatta, sì. Mi ha aperto sta macchina una bestia, lo so benissimo. Qualche volta l'ho usata. Cambio manuale normale, adesso vediamo. Intanto dimmi poi se si sente l'audio del gioco perché ho dovuto cambiare una cosa. Perché mi piace più sentirlo da qua a me l'audio, non so. Dal monitor non mi piace tantissimo. Ma niente, si sente sempre da lì. Vabbè. Fammi partire, lo biondo. Sentite, c'è il rombo della macchina. Allucinante, boh. Subito tamponata così. Sicuramente il primo giro devo andare pianissimo con le gomme blu. Diciamo che dopo aver usato quella di prima mi sembra lenta questa qua. La Mercedes va molto di più. Dammela una botta. Luci. Si sente cosa? Si sente come prima l'audio. Forse è stato un bene guidare quella macchina di prima, ma questa mi sembra addirittura lenta. Sicuramente è più difficile da guidare perché devo cambiare le marce manuali. Sì. Sto facendo la live solo per te. Spero che domani qualcuno se la guardi. Ok.
È abbastanza guidabile, però. Pensavo fosse più difficile guidare. Adesso parto il mio giro. Ah, se penso che possiamo fare una chiacchierata. Quando domani non lavoro io. Intanto siamo due spettatori, quindi qualcuno si è aggregato. Molto molto divertente sta macchina, uno spettacolo, anche facile da guidare. In derapata l'ultima curva, io sto facendo la coda dietro, sto facendo. Sempre le botte.
Sì, c'è un altro spettatore. Dici chi sei. Dici chi sei. Dici chi sei. Mettete un poliziotto, ragazzi. Inizio a prendere confidenza con sta macchinina. Sì, lo spettacolo che stavo lì. Non l'ho mai guidata, ma ti guida molto bene. Facilissimo da guidare, veramente. Non ha nessun tipo di controllo, come vedi. Ma a parte adesso che mi sono ammazzato per guardare. Torno in box intanto. Continuiamo. Dici chi sei. Dici chi sei. Metti un polliciotto e iscriviti se non ti sei già iscritto. Qua in live alle 2:28 in punto. C'è la coda qua all'uscita di box. Siamo subito a stampare un buon tempo. Passa così all'interno, non ho tutto il cordolo disponibile. Va a puntare la Ford RS200 qui davanti. Qua sono riuscito a prendere subito la confidenza, forse perché ho usato una macchina molto più potente prima, allora mi è subito sembrata familiare questa. La AMG GTR è una bestia attuale. Ho preso tutto il cordolo. Non importa come si scrive, capito? Thank you.
veramente uno spettacolo da guidare. Questo Corsa non lo mai guidare. Sono secondo, a 110 metri dal primo. Secondo in vantaggio rispetto al giro precedente. Marzo a Assetto Corsa l'ho preso più che altro per farci i video, tutti i video che hai visto, i video confronti. No, ho perso tutto in quest'ultima chicane, non ci crede nessuno, ho perso tutto, un secondo di vantaggio, niente, terzo, no, la caccia del primato. Ho messo la marcia sbagliata. Siamo quinti. Non possiamo fare decisamente meglio. Ormai sto giro qua me lo sono bruciato, ho ciccato la marcia. Quasi vuota l'RS 200. Così prima invece l'ho cercata proprio. Ma adesso devo farcela. Aggressivissimo sono qua in questa curva. Thank you.
No, si gira così. No. Se riusciamo a iniziare un altro giro e finirlo, ma che sono ancora le prove libere queste. Oh, ragazzi, 77 millesimi dal primo, ero in vantaggio di quasi un secondo e poi ho sbagliato l'ultimissima curva, ho perso tutto, quindi il tempo è fattibile. Vediamo se riusciamo a iniziare un nuovo giro della pata. Ho perso già 3 decimi. Stavolta avanti. Niente. Andiamo subito alle qualifiche. Spettatori grandi ragazzi, grandi ragazzi, non me ne ero accorto. 5 spettatori ragazzi, bravissimi, non me ne ero accorto. Comunque il tempo è fattibile. Ma no, era già la gara, già la qualifica quella, non me ne ero accorto che era la qualifica, pensavo fosse ancora le prove. Comunque partiamo benissimo allora, parte subito così bene. Fazzoglia. Mi hanno tamponato da dietro, ho dovuto prendere pure io, spontanatemi davanti. Eccolo qua, un'altra botta. Dammela la botta, no? Dammela la botta, ragazzolo, dammela. Mi allungo qua per riprendere la scia e passare all'interno. Devo allungare la staccata, la stacca, la allungo un pochettino. Grandissimo sorpasso. Ciao a tutti ragazzi, 3 spettatori, erano 5, se ne sono andati 2, va bene, vi ringrazio lo stesso per l'ora. Molto aggressivo, la macchina va guidata così. Dammela una botta, va. Ciao a tutti ragazzi, mettete un polliciozzo se vi sta piacendo il video. Sono quasi girato. Ho perso un pochettino. Tocca recuperare. Grandissima sfida tra me, sta Ford, Audi contro Ford. L'ho ripresa. Dai, dai, che devo andare a prendere quello davanti, io mi sto facendo la tappo.
Spostati che devo andare a prenderne altre. Grandissimo sorpasso qua. L'abbiamo ripresa, ragazzi, l'abbiamo ripresa. Tutto terreno 5 turno. Il gruppo B. Andiamo a prenderle. Ci sono quasi, sono vicino. Un quarto, vai. Accelera tutto. Dai che l'abbiamo ripresa. Ci sta quinta, buttala dentro. Frena. Piano, metti la quarta e accelera tutto. Bravo, quinta. Prende la scia. Andiamo qua adesso. Staccatona. Grandissimo sorpasso in uscita qua della chicane. Piccola botta contro la Renault 5 turbo. Ho frenato davanti, ho frenato un pochettino troppo tardio forse. E cercare di mangiare qualche metro come sto facendo adesso. Spostati che devo andare. Grandissimo. E mi ha risorpassato un attimino, la ripasso io così. E dove arriva quella? Dove arriva? Sei dietro, ma bionda. Non so che. Ne ha un po' di più. Però gli ho dato una botta prima, guarda di dietro. Grandissimo sorpasso qua. Incrocio di traiettoria, ma forse mi ripassa di nuovo perché è un pochettino più avvantaggiato per la traiettoria. Adesso sono proprio io all'interno. Grande Alex, andiamo a prendere le altre, abbiamo ancora un giro e mezzo. Dai. Dai ragazzi, siamo sesti. Ehi, mi ha dato una botta da dietro. Non ci crede nessuno. Mi ha dato una botta da dietro. Cari, gara rovinata per un cretino. Non ci credo. Ragazzi, ero settimo. Mi ha dato una botta allucinante da dietro. Mi ha spaccato mezza macchina. Intelligenza artificiale, fatti vedere. Non va più come prima la macchina, ragazzi. Non va più come prima, mi ha dato una botta allucinante da dietro. Ormai siamo all'ultimo giro, non possiamo fare più niente. Avevamo l'opportunità di arrivare almeno quarti o quinti. Invece con l'ultima botta che mi ha dato è finito il film. Ultimo giro, ragazzi, ormai cerco solo di portare la macchina al traguardo. Peccato, gara rovinata dal computer. Non gira neanche più tanto. È rovinata. Motore 4,
farà urti davanti, Giona davanti 14 e dietro 6 di danni. Continua a dargli botte, allucinante, cioè incredibile, incredibile. Poi lo recupero da pazzo, ormai dobbiamo tagliare mezze curve. Sei rimasto solo tu, K, di nuovo. Dopo l'ultima botta la gente se n'è andata, beh, purtroppo non posso stare dentro la testa del computer io. Nettamente mi ha dato una botta allucinante, allucinante. Inizio a pensare già alla prossima macchina. Bellissima sta pista, mi piace un sacco, sai? L'avevo già usata però. Francesco Baglieri forse ha mandato un messaggio a me, dovevi mandarlo da un'altra parte. Hai sbagliato persona. Vediamo se riesco a beccare il momento che mi ha tamponato. Non te lo fa vedere. No, niente. Vabbè, non importa ragazzi. Uno spettatore è sempre K, mi sta seguendo proprio assiduamente, grazie. Se non era per te questo l'avevo già staccato. Visto che sono le 3-10, faccio l'ultima però solo gara, senza prove libere. Allora, macchina, che macchina prendiamo? Allora, vediamo un'altra del gruppo. Anzi, voglio prendere una bestia. Gruppo A. Gruppo B. Ragazzuola, qua tanta roba. GT1, GT3, GT4, GT5, GTE, GTU. La classica Lamborghini Diablo GTR. Comunque cerchi di... no, voi cerchi neri invece di più. Io andrei di F40, non c'è l'F40... Ah, l'LM c'è. C'è l'LM, non c'è l'F40 normale, ecco. Questa c'è. Prendiamola da Tamarro così. 715 cavalli, ragazzi. Vai a prendere una bestia e mi affido a te. Questa qua, dai, F40 LM però. 5 velocità cambio ad H, ragazzi, non ha niente. 715 cavalli, boh. Ufficiale facciamo solo gara però, quindi non so neanche la strada. Anzi, facciamo una roda medica visto che con tutti sti cavalli. Vai. Ragazzi, 4 spettatori, questa qua è solo una gara, ho messo solo una gara. Vi ringrazio per seguirmi qua a quest'ora live, canale di Alessandro De Luca. Seguitemi su YouTube, iscrivetevi al mio canale, mettete un polliciozzo, attivate anche la campanellina. Ogni qualvolta butto un video vi arriva, tac, vi arriva la campanellina che vi dice belli, Alessandro De Luca sta pubblicando un video, vai a vedere. Allora, mettiamo stabile, ok, salvo, ok. Non l'ho mai guidata, questa macchina, vediamo com'è. Nei faretti.
Madonna ragazzi, come va? Non ha nessun tipo di controllo. Guardate quando si attacca il turbo. C'è un turbo lag impressionante. Impressionante il turbo lag che ha sta macchina. Come d'altronde la versione stradale. Perché qua la potenza è decisamente più alta, guardate lì. La seconda. Quando si attacca il turbo la macchina scoda direttamente. Molto molto difficile. L'ho presa proprio così. Mi ha dato una botta. No ragazzi, dobbiamo rifarla assolutamente. Dobbiamo rifarla assolutamente perché io c'ero anche. Ragazzi, non so cosa state scrivendo qua, rinoceronte, fango, bannate. Qua siamo proprio per divertirci. Siamo partiti benissimo. Di nuovo una botta gli ho dato quella macchina lì, ragazzi, è frenato proprio davanti, cioè una botta così veloce, dai. Non riesco a seguire i messaggi, appena finisco la gara adesso a leggere. E ci ammazziamo così. Rifacciamo, aspetta, andiamo a vedere cosa state scrivendo qua. Non vi riesco, non vi riesco. 14 spettatori, ragazzi, mai successo. Di questa sessione pensate che qualcuno va bannato. Stanno insultando qua, intanto. Non ci capisco più niente. Ragazzi, dovete solo guardare la gara e commentare la mia gara. Non so cosa state combinando in chat. Iscrivetevi al mio canale e mettete un polliciozzo, questo qua ve lo posso dire. Molto molto difficile ragazzi guidare sta macchina. Ragazzi mi state distraendo con tutti questi messaggi che state scrivendo. Sì, ho capito K che è un troll di massa, infatti mai è successo che 18 persone mi guardano alle 3 di notte. Sono un bug,
stanno insultando. Aspettate ragazzi, che mi state distraendo proprio. Allora, vediamo subito sta sessione. 19 spettatori. Sono tutti troll. Stavo scrivendo cavolate. Yater. Bannate Rino, bannate stasera, niente. Ragazzi, questo qua è il mio canale. 20 spettatori, capito, però... Ragazzi, intanto sto continuando ad andare a viale perché arrivano i messaggi, guardate che i messaggi che arrivano. Mi distrago un attimino. Spettatori, ma di tutti i troll. E dai una botta, va. Ragazzi, inguidabile sta macchina, c'è un turbo lag che fa paura veramente, appena si attiva il turbo la macchina scoda, pure se sei in terza a 180 all'ora, come adesso. Siamo qua terzi nel rettilineo di Road America, intanto a tavoletta con questa auto molto molto difficile da guidare, soprattutto perché non ha nessun tipo di controllo. Siamo di punto attacco qua. Sì, sono entrati.
No. Ci andiamo così a ammazzare, retromarcia. Dovremmo tenerci, ragazzi, ho sbagliato la curva. Siamo ultimi, siamo ultimi. Ho sbagliato la curva. Per leggere le cavolate che state scrivendo. Ragazzi, qua si parla di motori e di videogiochi. Non so cosa state scrivendo. Sono iscritti due persone, grandissimi ragazzi, iscrivetevi, questo dovete fare, dovete iscrivervi al mio canale e guardare i miei video. Mettete un polliciozzo in su. Adesso che avevo preso proprio familiarità con sta macchina, purtroppo sono andato un po' lungo in quella curva lì e mi sono giocato il podio. Il gomma ancora, la macchina allucinante, la bestia, però li sto riprendendo, li sto riprendendo il gruppone. Lungo, ho perso tutto il vantaggio che avevo e soprattutto la posizione, tutte le posizioni, ero terzo, sono ultimo adesso perché le altre macchine ovviamente non sbagliano mai, molto molto bella però sta macchina da guidare, anche se è difficilissima, veramente ragazzi ve la consiglio, ma è difficilissima, senza nessun tipo di controllo. Cambio manuale a 5 marce, 715 cavalli. Guardate quanto viaggia. Siamo al quarto giro. Tutto in derapata. Grandissimo, grandissimo, spinge a tavoletta, anche se arriviamo ultimi ci divertiamo lo stesso, ragazzi, ci divertiamo lo stesso. Turbo lag da paura, da paura. Ottimo primo settore, ho sbagliato. Però non mi è entrata la marcia. Niente, adesso andiamo per Prati. Ragazzi, fra un po' inizierà l'ultimo giro, voglio fare un record nell'ultimo giro, almeno il mio personale,
cosa vai. Vediamo se riusciamo a fare il mio miglior tempo. L'ultimo giro. Sì, quello del box ha gufato. Kappa, non so se hai mai guidato questa macchina qua in questo gioco, ma è veramente uno spettacolo. Peccato per il turbo lag allucinante. Esci dalla curva in seconda, schiacci tutto, la macchina va e poi prende coppia, si attacca al turbo e ciao! Devi tenerla. Intanto se ne sono andati quasi tutti, non so cosa hanno scritto nel mio gruppo, anzi non nel mio gruppo, nel mio canale. Eravamo arrivati a 24 spettatori, ma ce ne fosse uno che ha guardato la gara. Madonna mia, tutti in derapata, tutti in derapata, bravo! Acceleratore, teniamolo, 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 adesso tutto giù. Intanto sto facendo il mio miglior record, 7 decimi di vantaggio rispetto al mio miglior giro. Bella, veramente uno spettacolo, mi sono divertito più con questa macchina che con l'Audi 4 che con la Mercedes AMG GTR. Perde tutto il vantaggio con l'ultima curva, la macchina stava andando in derapata, però l'ha tenuta Alessandro De Luca. Ragazzi, Alessandro De Luca finisce così, ci siamo divertiti tantissimo. Adesso andremo a fare un'altra gara. Ah, non è Project Cars 2, è un bellissimo gioco, non è simulativo come Assetto Corsa, ma ti diverti lo stesso. A me piace più questo che Assetto Corsa. Assetto Corsa lo trovo un pochettino, non lo so, troppo moscio come gioco. Andiamo a prendere adesso un'altra macchina. Un'altra macchina. In 5 minuti si è scatenato il panico, sì. E non so che cosa avete scritto. Mi sa che sono andati via tutti gli haters. Siamo rimasti in 3, eravamo in 24. Meglio così. Meglio pochi ma buoni e appassionati di macchine. Intanto Mike Sande Designer si è iscritto al canale e ha messo un like grande e dice che è anche appassionato di circuiti, quindi ragazzi, adesso devo usare un'auto con le palettine, con le palettine, voglio usare un'auto con le palettine. Vediamo se riusciamo a trovare una bella auto con le palettine. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Anzi, facciamo un raggruppo per costruttore, per classi. Vediamo cosa stampare, cosa stampare, cosa stampare. Tanto ragazzi, se vi viene in mente un'auto che posso usare, ditemela che la uso subito subito. E intanto è rimasto solo K. Ragazzi, solo K. La qualità video si è un pochettino è diminuita nettamente. Ti dico che mi sta interessando a forza di vedere le tue live. Sì, ragazzi, K è veramente un bel gioco. Io te lo consiglio perché è divertentissimo. Soprattutto con le macchine da gara, con quelle da strada anni. Perché a volte sono fatte un po'... non lo so.
Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Allora, questa pista è uno spettacolo. Questa pista è veramente uno spettacolo. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Intanto andiamo a vedere subito i vostri messaggi qua. Ok, Fabrizio mi ha scritto su Twitter. Che è questo? Ok. Non ho iscritto intanto. Nuovo iscritto, grande ragazzi, potete iscrivervi al mio canale. Allora, messa a punto stabile. Marca qua. Niente. Ragazzi, che sono partito malissimo, sono partito veramente male. Avevo ancora le marce col cambio d'H e è partita subito la macchina. Grandissima partenza da parte di Alessandro De Luca. Sorpassa tutti qua. Prima curva un pochino fuori, tanto si va a girare così. Ragazzi, ero partito benissimo, ero partito benissimo. E via, via un attimo. Ford RS, mi aveva detto Ford RS, mannaggia, avevo già preso la Huracan. Questa misura qua è molto più difficile in questa macchina. Qua, ecco, il problema di progettarsi è questo. La prima curva c'è sempre una bagarre allucinante, ma penso che sia un po' il problema di tutti i giochi. La macchina del computer si prende la sportellata e tu sei lì incagliato tra le macchine. E taglia una botta, va. Devo mettere questa visuale qua perché, anzi, facciamo una cosa che serve al mondo. Devo mettere questa visuale qua. E la metto un pochettino più vicina, questa qua, ok. Vai via, bravo. Dai ragazzi. Ragazzi, da questo qua siamo molto vicino, vediamo se riesco a giocare meglio. C'è sto rollbar che non mi fa vedere niente, per quello che faccio un po' di fatica. Ma sentiamo tutti dentro adesso. Guardate lì, bagar, bagarci, bagar. Questa è una pista dove la prima curva è praticamente strettissima, come se fosse il torrentino di Monza. Ma grandissimo sorpasso questo qua. Siamo in quarta posizione. Ma la macchina non gira, non gira! Chicane, va a sorpassarlo così all'esterno.
No, riesce ad andare all'interno lui. Devo allungare la staccatona. Per poterlo sorpassare, bravissimo. E niente, si è girato. Niente, si è girato. Ragazzi, sta macchina non mi piace. Come si guida? Non mi piace. Non mi piace. Sei di nuovo l'unico K, sì. Siamo arrivati a 24 spettatori. Per me era un miraggio. Intanto ce ne fosse uno. Ce ne fosse uno che era interessato. Allora, vediamo, Ford RS, hai detto Ford RS? Ah, ma Focus, la Focus RS questa qua. Ma è... Facciamo un rally cross, ci facciamo un bel rally cross. Facciamoci un bel rally cross, va. No? Allora, rally cross, vediamo. Nutrition rally cross. Un bel rally cross. Oggi la live ha avuto dei suoi momenti di gloria. Sì, io spero che si possa vedere e sentire bene. Non so, oggi sono stato, diciamo, un po' fortunato. Sono, non so quante ore che siamo collegati, sarà un paio d'ore. Ectomorfo. Botte che ci diamo subito in partenza così. Allora, ragazzi, non ho mai fatto rally cross. Bellissimo. Guardate quant'è. Se giro gioca. Tutti subito a giro gioca abbiamo fatto. Seguendo questa mini perché non conosco la pista. Tutta incarapata la facciamo qua. Ma mi sa che questo qua non era il giro gioco è dall'altra parte. Distrutta. Ho visto che è arrivato un russo. Quello che con questo Lora non si addormenti. Perché russa? No, no, ragazzi, devo assolutamente rifarla. Devo... Sto iniziando a prendere la mano, sto iniziando a prendere la mano, ragazzi, sto iniziando a prendere la mano, sto iniziando a prendere la mano. Passare dalla macchina super sportiva come la Lamborghini a questa. Questo qua è il giro gioca. Ragazzi, che mi devo mettere il freno a mano che non ce l'ho. Mi devo mettere il freno a mano che non ce l'ho. Allora,
Allora, vediamo il freno a mano, veicolo, movimento, freno a mano qua, non ce l'ho, lo devo mettere. E adesso possiamo andare di freno a mani. Di freno a mani. Difficile però, dopo subito il motore lì. No, non va per niente bene, ragazzi, non va per niente bene. Non va per niente bene, ragazzi, mi devo impegnare di più. Madonna, ragazzi, l'ho bruciato di tutti qua in partenza. Ragazzi, ci siamo. Primo giro. No, hai subito la botta così prima del primo giro. Un po' di freno a mano, un po' di freno a mano qua. Che in prima. Sì, adesso abbiamo fatto un partenzone. Devo rifarlo perché... Oh! Indietro! Vai avanti! Stanno arrivando! Ragazzi, me ne ero andato! Sapete cosa vuol dire che me ne ero andato? No, ragazzi, devo rifarla. Ho bruciato tutto il mio vantaggio, ho bruciato tutto il mio vantaggio, tutto il mio vantaggio, tutto il mio vantaggio. Mannaggia. Devo rifare un'altra partenza come quella di prima. Adesso non ce l'ho fatta. Però siamo partiti lo stesso bene. Siamo sempre in gara. Facciamo subito il Joker così ce ne leviamo di mezzo. Ce la dobbiamo fare, ragazzi, ce la dobbiamo fare, guarda la gara. Ce la dobbiamo fare. Piano piano imparo. Fare tecniche. Visto, ragazzi, inizio a imparare, inizio a imparare. Iniziamo a imparare anche la pista. Madonna mia! Sembro che in block sembro. Che in blocco sto giro, che in blocco, no, abbiamo già fatto il Joker, di qua. Ragazzi, madonna, sto imparando benissimo, sto imparando benissimo. Bravo. No, no, dove vai? Dove vai? Dove vai? Vai avanti. Mannaggia. Ragazzi, mi sono fatto riprendere, però siamo ancora primi. Siamo ancora primi. Ho cercato.
Non è facile per niente, ragazzi. Se la macchina parte, è difficilissimo tenere. Soprattutto se sbagli a metterla in marcia e metti una troppo alta, la macchina praticamente va verso l'esterno, non gira. Mi dà la patta qua subito. Vedete? Fa bene stavolta. Quarto giro. Fatto sorpassare qua, mannaggia, devo riprenderla. Ho sbagliato proprio dove non sbagliavo mai. Dai, dai, vai avanti con sta macchina, dai. Ragazzi, loro non vanno avanti, però non vanno proprio avanti. Le sono passate subito. Ultimo giro ragazzi, ultimo giro. Non male ragazzi il rallycross qua, non male per niente. Va a vincere così in volo. Ho notato che appena sbagli ti deconcentri e ti fai prendere troppo dalla fove. Sì, è vero, è vero, è vero. Devo essere concentrato proprio tutto sul pezzo, tutta la gara. Allora lì riesco a fare la differenza, però mi deconcentrerò fuori strada. Allora, direi che abbiamo finito di fare la live qua, K, sono già le 3:30, sei l'unico spettatore, io ti ringrazio veramente di tutto per avermi seguito proprio in tutta questa live, anche mentre c'era gente che acchiappava un canale. Sei stato l'unico che dall'inizio alla fine ha guardato questa live. Io comunque ragazzi, se doveste vedere di nuovo questa live, non dal vivo ma come video normale, vi invito a iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, di mettere un pollicione in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi che è molto importante e ci vediamo alla prossima live. Ciao ragazzi! Ciao!